Trampolieri acrobati, l'allegria del Festival degli Artisti di Strada, la 25esima edizione di Salti in Piazza di Viarigi. Ed ora andiamo a Viarigi, dove si svolge la rassegna dedicata agli artisti di strada Salti in Piazza, che ha la sua 25esima edizione. Federica Burbatti. Udite, udite! 22 compagnie di saltimbanchi, generazioni di artisti di strada che animano in questi giorni il piccolo paese di Viarigi, da 25 anni ha creato apposta per loro la manifestazione Salti in Piazza. Onore a un mestiere antichissimo, spesso bistrattato, ma che da sempre ha fatto ridere generazioni di bimbi e grandi. E a Viarigi l'idea nasce proprio da un'antica famiglia di saltimbanchi, i Pasquini, madre, padre e tre figlie, che hanno tramandato un mestiere che era già dei bisnonni. Abbiamo cominciato a costruire questa festa proprio intorno a loro, perciò il paese si veste di colori e si anima di artisti di strada in tutte le piazze e in tutte le strade. Siamo un po' buffi, un po' alterati, potremmo essere confusi per personaggi normali, ma guardandoci bene abbiamo qualche... siamo clown. Bravi! Propongo uno spettacolo di acrobatic su trampoli, monocicli, biciclette che non faccio da 11 anni. In questo paese ho lavorato per tanti anni, mi hanno chiesto di venire e chiudo oggi la carriera qui. Stendono gastronomici che espongono i prodotti del territorio, la musica della banda di Portacomaro che allieta l'atmosfera passando davanti alla statua del beato salesiano Luigi Variara. Missionario in Colombia, fu proprio lui a comunicare coi giovani lebbrosi attraverso la musica. È tutto per questa seconda edizione del telegiornale del Piemonte. Vi aspetto alle 23:45 per la terza edizione. Buona serata.